Buonasera dal TG1, dunque cominceranno domattina le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Di Maio lancia la proposta di un contratto per il governo da sottoscrivere con la Lega o il PD, ma resta il no netto a Berlusconi. E da Forza Italia secca la replica: siamo noi indisponibili ad un governo con i 5 Stelle, vogliono solo tornare al voto. Francesco Maisano. Porta aperta alla Lega o al PD, porta chiusa a Forza Italia, nessun passo indietro su Palazzo Chigi. È questa in sintesi la posizione con la quale Luigi Di Maio si appresta a salire al Quirinale giovedì pomeriggio. Ok edem, ma senza Renzi, chiarito. Il leader 5 Stelle lo spiega ai suoi nel corso dell'assemblea congiunta convocata alla vigilia delle consultazioni. Ma non solo, Di Maio propone un contratto di governo da sottoscrivere con chi ci starà a formare una maggioranza. Facciamo come in Germania, si fa ciò che c'è scritto. Abbiamo mantenuto la parola sulle Camere, rivendica, ora vogliamo raggiungere il risultato, ma assicura non siamo pronti a farlo a qualsiasi costo. Messaggio rivolto sia alle altre forze politiche che al fronte interno. Per fare partire il governo del cambiamento che ci hanno chiesto i cittadini, proponiamo un contratto come hanno fatto in Germania. Nel contratto mettiamo nero su bianco quello che vogliamo fare per il nostro paese. È un impegno davanti ai cittadini, ciò che c'è scritto e ciò che realizzeremo. Un accordo con Forza Italia e il ragionamento del leader 5 Stelle bloccherebbe ogni tentativo di riforma del sistema. Sul Presidente del Consiglio il nome è solo quello di Di Maio, basta, con premier non eletti dalla maggioranza dei cittadini e che non rappresentano la volontà popolare e la linea che verrà esposta al Quirinale. Per il momento nessun incontro in agenda con Matteo Salvini, ma contatti che proseguono. Le convergenze di queste ore su Russia e migranti rendono la relazione speciale sempre più esplicita.